Giacomo, grazie ancora e buona serata. Il solito, Viola? Sì, capo. Non impari mai, eh? Almeno scalari dallo stipendio. Per lei un gin tonic. Offro io. Non serve. Beh, ci ho provato. Complimenti, avete fatto davvero un bel live. Grazie. Ti chiami? Rosa. Io sono Dante Parisi, dall'Inferno Records. Non so se avete sentito parlare di me. Ma certo. Perfetto. Ho visto le potenziali lassù, qualcosa che potrebbe davvero funzionare. Se siete interessate, potete chiamarmi. Grazie. Ci mancherebbe. Mi sono perso qualcosa? Non molto. Forse d'ora in avanti qualcosa potrebbe cambiare. No, tu guidi. Age of Bloom. È assurdo, non ci credo. Ma sei scema, cosa fai? Cerco di capire se sto sognando, è tutto vero, no? Ma non devi pizzicare me allora. Ops. Dante Parisi, ma ti rendi conto? Lo so, il Red Rock Festival potrebbe succedere davvero. Oh sì. Pasta faccio io. Uguale al garage di Fede, eh? Rosa e Viola? Ciao! Lo prendo per un sì, seguitemi. La sala è di là, andate pure. Perfetto. Sono arrivate. Ok, cominciamo! Benvenute ragazze. Ma siamo in anticipo. Scusate, possiamo aspettare fuori? No. Loro sono la vostra nuova band. Nuova band? E Fede? Ci spieghi meglio cosa intendi, per favore. Molto semplice. Il vostro amico, davvero, è una persona molto gentile, di sicuro. Ma onestamente non è alla vostra altezza. Lui questa cosa la sa. Ed è per questo che non è qui oggi. Loro sono il meglio che potevo trovare per voi. Dovete fidarvi di me, ragazze. Volete sfondare, giusto? Scusate. Mi spieghi cosa stai facendo? Dobbiamo chiamare Fede, il minimo. Sì, ovvio, ma non adesso. Poi quando finiamo lo chiamiamo e gli offriamo da bere, ok? Adesso possiamo tornare. Ok, rimettiamo la base. È leggermente diverso, lo so, ma fidatevi, è un pezzo migliore. So cosa il mercato sta cercando. Ah, un'ultima cosa. Rosa, molla la chitarra, non ti serve più da oggi. Sei la cantante principale. Mettiti al centro. Qui? Ok. Sì, perfetto. Tu, ragazzo con la chitarra, mettiti a lato e Viola, sì, tu tesoro, mettiti dietro Rosa. Qui. Sì, perfetto. Penso che lì tu possa sentirti più a tuo agio. Scusate, possiamo fare una pausa?
Ci sono problemi? No, arriviamo subito. Ma ti stai impegnando per mandare tutto all'aria? Che diavolo ti prende, Viola? Mandare all'aria cosa? Quel viscido che cerca palesemente di scoparti? Rosa, vieni davanti, Rosa lascia la chitarra, quello vuole te come stare, è stato il suo piano fin dall'inizio. Ovvio che ha un piano, è il suo lavoro e sembrerebbe che lo faccia anche piuttosto bene. Ti puoi fidare, per favore? Ma quello sta cambiando tutto e a te non frega niente. Abbiamo la possibilità di arrivare in alto, Viola. Il Red Rock, pensa al Red Rock Festival, potrebbe succedere davvero. Quando saremo lì potremo fare le cose come vogliamo, adesso dobbiamo soltanto adeguarci. Un conto è adeguarsi, un altro è svendersi, svegliati, Rosa. E adesso dove stai andando? A chiamare Fede, quello che avremmo già dovuto fare. Viola! Possiamo almeno parlarne, per favore? Sigaretta. Altro? Lo so, unire affari con la famiglia è difficile. È solo emozionata. Ci tiene molto alla musica lei. E tu? Ci credi? Certo. Quanto? È tutto per me. Bene. Mi è convinta. Tuo sorello ok? Ma è su te che voglio puntare tutto. Se tu lo migliora. Vai pure dentro, lo aspetto io, Viola. Ho capito che gioco stai giocando. Ehi, nulla di personale. Si tratta soltanto di affari. Lavorando insieme potremo fare grandi cose, vedrai. Io non mi fido di te. Tanto non hai bisogno di me, hai già la tua star, no? Avanti, parliamone. No! Di a mia sorella che l'aspetto a casa. Dobbiamo trovare un nuovo bassista. Tieni. Fai tu la linea di basso, registrala. Scusami, Viola? Viola è andata a casa. Non è interessata alla mia offerta. Ma non ha senso. Rosa, pensavo che questo fosse tutto per te. Sì, ma... Niente ma! Qui siamo professionisti. Comportiamoci come tali. Scusate. Allora, come ben sai, la canzone è un po' cambiata. Dovrai migliorare la linea vocale. Vediamo che si farà. Niente male come prime prove, ragazzi. Bravi!
Devi fumare? Dammene una, dai. Ehi, tutto bene? Bene. Ti ho visto un po' spenta negli ultimi due live, spompata. Devi essere a carica, chiaro? Il pubblico tutto lo devi mangiare. Il tour è ancora lungo, è appena iniziato. Devi dimostrarmi che ho fatto bene a fidabilità. Qualcosa di aggressivo che rimanga in testa. Non so se rende l'idea. Tutte le mie creazioni rimangono in testa, tesoro. Non hai perso abbastanza peso, Gioia? Mi dispiace. Tranquilla, passiamo alla dieta liquida e si risolve tutto, ok? Non so se mi convince. La voglio più scoperta, ma deve essere bella da guardare. Inventati qualcosa. Oh, ma perché stai diventando un video porno? Sì, ma non è capace a fare un cazzo. Almeno mostra qualcosa. Oh. Allora, deve essere sensuale, altrimenti non va. Parti con l'inquadratura da destra. Falle sembrare le gambe più lunghe. Poi passi con l'inquadratura da sinistra. Mi raccomando, primo piano della bocca. Scusate. Non ci siamo, Rosa. Non funziona, tu non funzioni. Ok? Devi impegnarti di più. Se io ti dico di fare una cosa, tu la fai. Per esempio, se io ti dico di dimagrire, tu ti metti a dieta. Facile, no? Se io ti dico di attirare il pubblico, tu cosa fai? Lo seduci. Devi dimostrarmi che non sei una completa perdita di tempo. Avevi detto che eri disposto a tutto, giusto? Bene, perfetto allora, eh? Dimostramelo. Hai un corpo, cazzo. E sei una donna. Usalo. Come ti stai riducendo?
stasera sul palco del Retro Festival. Come ti senti? Emozionata? Bravissima, sei stata pazzesca. Te l'avevo detto, non abbiamo bisogno di tua sorella. Sei tu la migliore cosa. Però mi raccomando, non dire la conclusione. Abbiamo tanto lavoro di qui. Rosa! Rosa! Devi tornare sul palco. Non posso. Sono tutti lì, manchi soltanto tu. Piantala con questa cazzata e muoviti! Non ce la faccio! Sai cosa fare?
trying too hard for so long.